Ministro Sacconi, cioè per dirvi che questa è una proposta seria, ha invitato le imprese a evitare di licenziare. Ma il ministro Sacconi chi è? Quello che fa i consigli per gli acquisti? O un turista per caso? O il ministro del lavoro? Io trasferisco molti soldi alle imprese in Puglia, però faccio il cattivo, gli pongo dei vincoli. Io vi trasferisco le imprese, ma non finanzio la precarietà, finanzio la stabilizzazione dei posti di lavoro, io finanzio l'innovazione, i processi di innovazione perché le imprese possano portare nel mondo prodotti competitivi per la loro qualità, io finanzio le imprese a condizione che ambientalizzino gli apparati produttivi perché non possiamo più vivere con il fegato, con i polmoni, con il cuore oppressi da polveri sottili, fibre di amianto, diossine, furani, mercurio, arsenico e ogni sorta di veleno. Abbiamo la necessità di affrontare anche i nodi di una crisi ambientale che sta diventando devastante, che sta ferendo la biosfera, che sta riducendo la ricchezza del creato, che sta ferendo la biodiversità. Vogliamo parlare dell'ambiente, vogliamo parlare della qualità della vita. Ha detto il Presidente del Consiglio una frase, cito più o meno testualmente: doveva andare in Europa perché i governi europei dovevano ratificare il protocollo di Kyoto che impone l'abbattimento delle emissioni di gas alteranti in atmosfera. E ha detto Berlusconi, ma parlare di crisi ambientale quando c'è la crisi economica è come se una signora malata di polmonite volesse andare da parrucchiere. Io resto folgorato dalla ricchezza culturale, dal carattere sofisticato di queste metafore che usa Berlusconi. Devo aver studiato poco tutte le ultime annate di Chi o di Novella 2000 e quindi devo riparare perché io non riesco a intendere bene. Quello che so è che l'Italia, dalle Alpi alla Sicilia, vive come un corpo bucato, è un paese a rischio. Persino gli sciatori oggi sanno che le lavine e le valanghe hanno a che fare con l'impazzimento del clima. I nostri 8.000 km di costa in Italia sono sottoposti al fenomeno dell'erosione. Per un po' di sabbia, Brindisi fa la guerra con Lecce, Lecce fa la guerra con Brindisi. E l'erosione della costa provoca l'esaurimento e la salinizzazione della falda. E le colline e le montagne vengono spogliate del loro manto boschivo, come hanno fatto anche nell'Appennino, per piantare un po' di grano, ma quando più. Se non ci sono le radici degli alberi, c'è il grano, oppure c'è il cemento, le colline si sfarinano. E i nostri fiumi sono delle cloache, delle discariche a cielo aperto, come l'Ofanto. E io sono contento di essere stato insultato e aggredito, perché ho voluto istituire il parco fluviale dell'Ofanto, perché l'Ofanto è l'unica arteria d'acqua della nostra regione e non può essere a disposizione di chi se lo prende. Non si può parlare di crisi sociale, non si può parlare di crisi economica, non si può parlare di crisi ambientale. Noi abbiamo proposto il blocco dei licenziamenti, ma non abbiamo avuto risposta. Abbiamo proposto di detassare gli ammortizzatori sociali, ma non abbiamo avuto risposta. Non sappiamo qual è il tavolo per discutere di queste cose, ma non c'è la realtà. Di fronte a noi in questa campagna elettorale non c'è la realtà. Io non sono contento e il problema non è Berlusconi, il problema è tutto l'ambiente che lo circonda, il problema è questo centrodestra che ha sdoganato una lingua, un linguaggio, un lessico che incarna codici di volgarità. Vedete, hanno avuto il coraggio qui a Brindisi di risuscitare per queste elezioni provinciali l'onorevole Cosimo Mele. Quello che aveva organizzato il Family Day e il giorno dopo lo aveva celebrato il Family Day in un albergo con due prostitute e tanta cocaina. Che vergogna, guardate, che vergogna. Facciano la vita privata che vogliono, ma non si presentino come paladini della pubblica morale, perché sono dei sepolcri imbiancati, perché non sono credibili, no, no. Perché sono degli ipocriti, no, no. ipocriti mille volte. Siamo in un'Italia che non solo non ti consente di far vivere i diritti sociali, il lavoro non come paura, angoscia, inquietudine, precarietà, ricattabilità. Ma perché Berlusconi che mangia? Questo lo mangia ad Arcore, mangerà il risotto alla milanese.
Lei è furba, mi ha fatto entrare in bocchetta. E come lo fai a risolvere la milanese? Con l'osso buco lo zafferano. Lo zafferano viene dalla Siria, anche ad Arcore mangiano multietnico. Povero Berlusconi. Gli chiederemo di fare un tour per la Puglia. Chiederemo a Fitto se si distrae un attimo, diciamo, in questo suo fantastico impegno per togliere alla Puglia tutto, per spogliarci dei 240 milioni di euro per le bonifiche a Brindisi, per spogliarci dei 200 milioni di euro per la diga di Piano dei Limiti a Foggia, per spogliarci persino dei soldi per la piantumazione degli alberi nel quartiere Tamburi di Taranto, per spogliarci dei progetti già finanziati che lui ci ha cancellato per il trasporto urbano ecosostenibile con l'idrogeno verde, per spogliarci dei finanziamenti già avuti per il solare termodinamico sotto direzione del premio Nobel Carlo Rubbia. Ecco, in un momento in cui si distrae e evita di ridurci come ci stai riducendo, voglio dire, Raffaele, portalo in giro per la Puglia, portalo nel nord della Puglia, nell'Appennino, in provincia di Foggia, vai a Faito, scoprirà Berlusconi che parlano provenzale, poi portalo nella tua provincia, a Lecce, vai a Calimena, scoprirà Berlusconi che parlano greco antico, in 11 comuni, parlano il greco, scoprirà che i suoni delle nostre conversazioni sono multietnici. Fagli vedere il centro storico di Conversano, di Bari, vedi come sono le nostre viuzze, vedi queste pietre, quante lingue, quante culture si sono sedimentate con la dominazione degli arabi, degli svevi, dei normanni, degli angioini. Siccome io so che Berlusconi è andato a scuola dal professor Marcello Pera, quello che aveva scritto il manifesto dell'Occidente cristiano, lui pensa di salvarsi solo con dei difetti. Lo portiamo nella Basilica di San Nicola. Pensate alla faccia di Berlusconi quando gli facciamo vedere che sull'altare c'è una scritta scolpita in arabo, islamica, c'è scritto Allah Akbar. E non l'hanno cancellato. Ma poi la notizia più brutta gliela darò io. Dio, figlio, vedi la statua? Quello faceva il vescovo di Mira. Ai suoi tempi non avevano ancora inventato le docce solari e i lettini abbronzanti, non c'era il solario. E il vescovo di Mira è come Barack Obama. San Nicola è nero nero, non è abbronzato, è espressione della nostra gente multietnica, multiculturale, di una terra che è stata terra di confluenza, di passaggio, crocevia, nord e sud del mondo, est e ovest. Terra ancora grande, terra accogliente, terra curiosa delle diversità. Abbiamo, Randieri, ho finito. Mi sono permesso, spero anche a nome vostro, di intitolare la sala del governo della regione Puglia a una persona non pugliese, a una ragazza di 17 anni, morta sulla nave Pinar, mentre il governo italiano e quello di Malta si giocavano la vita di centinaia di poveri cristi ai dadi, come altre volte hanno fatto con le navi degli ebrei, sempre per i poveri cristi. Le persone affette da perbenismo pensano che sia giusto, finire in croce, messi in croce. E questa serata, 17 anni, è stata messa in croce su quella nave. Avremmo dovuto, secondo la nostra tradizione, adottarla da viva. Abbiamo pensato di adottarla da morta e la sede del governo della regione Puglia è intitolato a una ragazza nigeriana di 17 anni. Sinistra e libertà. Dare forza alla sinistra e liberare la libertà. Liberare la libertà. Che non sia prigioniera di una superstizione mercantile, che non sia lì ostaggio del mercimonio berlusconiano, che non sia uno spot pubblicitario. Libertà dalla paura, libertà di vivere, libertà di avere diritti, libertà di avere un orizzonte di futuro. Sinistra e libertà. Io ci provo, spero di avere il vostro affetto in questa avventura. Grazie.